Possibile colata di cemento sulla costa che sta per abbattersi ad Ortona se verranno confermate le previsioni del piano regolatore in via di approvazione. 900 ettari complessivi di consumo di suolo, nuove edificazioni con aree di espansione in zone di enorme pregio paesaggistico come quelle a ridosso delle riserve dell'Acquabella e di ripari di Giobbe, nuovi alberghi alla foce dell'Arielli, discoteche nella zona nord della stazione di Tollo lungo la strada Postigli Riccio, scelte che fanno a pugni con gli slogan del consumo di suolo zero e con la tutela del paesaggio e del territorio. Senza appello, il giudizio sul PRG di Ortona del coordinamento Tu Viva, che riunisce 70 realtà tra associazioni locali e nazionali per la tutela ambientale e del patrimonio culturale. Presa di posizione decisa, espressa in un comunicato stampa del coordinamento. Dunque Augusto De Santis ancora una volta denuncia i rapaci dell'ambiente. Qui a Ortona, in questo momento siamo al foro, vogliono fare una colata di cemento con centinaia di migliaia di metri cubi di nuovi edifici spalmati dal foro, appunto, con attività turistiche permanenti ma appunto molto impattanti, non leggere, strutture leggere, alberghi modello anni 70 a Lido Riccio e poi nella zona addirittura attorno alle riserve naturali dell'Acquabella e di Ripari di Giobbe addirittura dei veri e propri quartieri con zone di espansione urbana praticamente, dove oggi ci sono olivi secolari, un paesaggio straordinario. Noi riteniamo che bisogna opporsi a questo nuovo piano regolatore del Comune di Ortona che è in discussione, è un errore grave anche dal punto di vista del turismo. Oggi non è un caso che le persone vanno oggi in Puglia, in Croazia, in Grecia, perché trovano ambienti naturali o conservati, paesaggi straordinari. Noi li abbiamo, però li stiamo devastando. Ecco, noi ci opponiamo a questo progetto scellerato e chiediamo ai cittadini di intervenire nel procedimento affinché questo piano non sia approvato così com'è, ma sia cambiato per salvaguardare il centro storico e le contrade, appunto per promuovere uno sviluppo anche diffuso sul territorio e a basso impatto ambientale.